Riprendiamo La Sera Fiesolana, testo poetico di D'Annunzio che abbiamo fatto mesi fa e che apre la raccolta, il libro di Alcione, inserito nelle Laudi, è il terzo libro delle Laudi. Cosa racconta in questo testo poetico di tre strofe, diversi libri? Molti sono in decasillabi, ma ci sono anche altre tipologie diverse. Beh, una sera di giugno, in compagnia della amata, in questa villa immersa nella campagna toscana, ed è una sorta di inno proprio alla sera. Il testo poetico, citato in quest'opera è indubbiamente il Cantico delle Creature di San Francesco. Ovviamente quello di San Francesco ha una dimensione tutta religiosa, questo invece ha una dimensione tutta terrena. Quindi, insomma, il poeta nella prima strofa dice: il suono delle parole che lui pronuncia è come il fruscio delle foglie del gelso nelle mani di chi lo sta raccogliendo. Quindi anche la sonorità, la musicalità, guardate l'allitterazione, il fruscio che fanno le foglie. Testo estremamente musicale, ricco di parole raffinate ed eleganti. Ovviamente c'è la descrizione del contadino, ma è una descrizione fortemente idealizzata, naturalmente. E poi, ovviamente, nella prima strofa c'è l'apparizione della luna. La luna è forse uno dei luoghi poetici più noti. Ricordiamo il Grande Leopardi, di luna ovviamente parla anche Pascoli. Vediamo la luna anche in Pirandello. Quindi la luna è elemento di grande, grande suggestione poetica, sempre. E anche con D'Annunzio. Suggestione della luna è così delicata, romantica, capace di portare su sentieri di particolare profondità, insomma, è indubbiamente qualcosa di magico, come magica deve essere la parola poetica in un'opera decadente, capace di dare suggestioni. Quindi, mentre la luna è prossima alle soglie cerule e par che innanzi a sé distenda un velo. Allora, qui tenete presente che la sera e vari elementi naturali sono personificati e i personaggi, il poeta e la sua donna, sono immersi nella natura. Vi avevo accennato su questo discorso, no? Uno degli elementi caratterizzanti di questo libro di poesie è proprio il panismo, ossia la fusione, la metamorfosi di uomo e natura. Ovviamente vi invito a leggerla con molta attenzione, vi vado giusto a sottolineare alcuni aspetti importanti. Passo direttamente qui, quindi vedete le sensazioni uditive di cui vi parlavo prima. Fresche le mie parole nella sera ti sien come il fruscio che fanno le foglie. Anche la sensazione proprio delle foglie toccate. Però una sensazione tattica, tattile, però si parla anche di una sensazione sonora, quindi siamo in presenza di quella che chiamiamo comunemente sinestesia. Vi ricordate, la sinestesia è quando noi si utilizza un verbo, un aggettivo, eccetera, che parla di un altro senso rispetto all'altro, no? Il fruscio è un suono, però qui parla delle foglie toccate da colui che le sta raccogliendo, quindi c'è la sensazione tattile e quella uditiva insieme. E forse proprio per questo l'insieme è proprio intensificato, ecco. Poi un po' più
Più in basso qui e per la campagna già si senta da lì sommersa nel notturno gelo e da lì beva la sperata pace senza vederli. E ovviamente qui il senso di liquidità. La luce della luna è come un liquido fresco sulla campagna che durante il giorno è stata bruciata dal sole. Quindi tutta una serie di immagini che parlano di questa luna, ovviamente che ha qualcosa di miracoloso in sé, ovviamente. E anche qui, insomma, la luna è personificata. Allora, vediamo cos'altro vi sottolineo. Questo no, l'abbiamo già visto. La luna che sta sorgendo, insomma, è un qualcosa di miracoloso. I due amanti che ovviamente passeggiano e vedono la luna sorgere. E quindi sono trasportati in una dimensione di sogno, insomma, estremamente poetica. Anche la sera, molto importante. Laudata sii per il tuo viso di perla, guardate. Questo proprio riprende il Cantico delle Creature di San Francesco. O sera, per i tuoi grandi umidi occhi o visitace l'acqua del cielo. E quindi viene evocata anche l'immagine di alcune pitture delle Madonne del 200 che avevano il colore della perla, il viso pallido, delicatissimo. Quindi la luna e la vergine. Cos'altro vi volevo dire? La parola che diventa musica, e questo è molto importante. Effettivamente tutto il testo poetico, leggendolo, è carico di grande musicalità. Ovviamente più volte viene riproposta questa idea della luna e dell'acqua e della sera, quindi qui si parla anche di pioggia. Dolci le mie parole nella sera ti sien come la pioggia che bruiva tepida e fuggitiva, commiato lacrimoso della primavera. È una sera di giugno, la pioggia sta per far posto alle giornate piene di sole, si spera, visto il tempo in questi giorni. E quindi ancora questa descrizione di una sera di giugno così delicata e poetica. Ancora un ulteriore riferimento al cantico di Frate Sole di San Francesco, e sugli olivi, sui fratelli olivi che fanno di santità pallidi, clivi e sorridenti. E qui ovviamente, se ricordate bene, nel cantico San Francesco diceva che ogni elemento della natura era un fratello e una sorella, no? Fratello fuoco, fratello sole, sorella acqua, eccetera, no? Qui sono gli olivi, l'olivo simbolo di pace anche, però è una pianta particolarmente presente sulle colline toscane e richiama anche il colore della luna, la foglia dell'ulivo che è argentea, ed è un simbolo di santità, insomma, rende queste colline sante. È ovvio che si tratta di un'immagine che richiama la religiosità, ma ovviamente D'Annunzio non vuole fare un sincero riferimento religioso. Ovviamente il motivo amoroso è molto presente perché questa raccolta poetica nasce proprio in questa stagione vissuta con la donna amata e quindi insomma tutta una suggestione naturalistica di immersione insomma dei due amanti in questa natura laudata sì per le tue vesti aulenti, le vesti profumate. O sera, e per il cinto che ti cinge come il salce il fien che odora. Quindi, ovviamente è la stagione in cui si
si raccoglie il fieno. Io ti dirò verso quali reami d'amor ci chiama il fiume, le cui fonti eterne all'ombra degli antichi rami parlano nel mistero sacro dei monti. Quindi reami d'amore. Il motivo amoroso è comunque al centro, accompagna, insomma, questa splendida descrizione delle colline toscane. Vedete, tema amoroso che ritorna anche dopo, in particolare le colline su limpidi orizzonti si incurvino come labbra che un divieto chiuda. Quindi lui guarda le colline come labbra femminili che si chiudano perché la volontà di dire le faccia belle, oltre ogni umano desire, oltre ogni umano desiderio. E nel silenzio lor sempre novelle consolatrici, sicché pare che ogni sera l'anima le possa amare ad amor più forte. E quindi ho detto, c'è questa sorta di trasformazione della natura che compenetra l'uomo e ovviamente è al contrario. E qui c'è un altro richiamo, ovviamente. La poetica francescana, laudata sì per la tua pura morte, o sera, e per l'attesa che in te fa palpitare le prime stelle. Indubbiamente, non so se ricordate, l'anno scorso probabilmente avrete fatto testo poetico di Foscolo alla sera, e lì c'era appunto un collegamento tra la sera e la morte. E qui indubbiamente D'Annunzio avrà pensato a quel testo. Come vi dicevo, insomma, mesi fa, D'Annunzio è un autore che ha letto con grande attenzione la letteratura del passato e la fa sua, la utilizza in alcuni casi, come in questo, in maniera estremamente raffinata e insomma, di successo, direi. Bene, ragazzi, non voglio essere troppo lunga, insomma, leggete con attenzione anche quello che dice il vostro testo e poi ovviamente datemi anche una vostra interpretazione, va bene?